Bersaglio in vista, fase 1 completata. Darli conferma, tutto pronto. Ricevuto, passiamo alla fase 2. Pattugliatore ore 2, immergiamoci. Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Eccoci con Modern Warfare 3. Allora, siamo qua, lo proviamo subito, non potevo non portarlo, essendo, non dico un fan, ma abbastanza, mi piace, e quindi... Buon aggancio, ora saliamo. Siamo su PS5, abbiamo l'accesso anticipato perché ho fatto il preordine digitale, per tutti gli altri, se non erro, dovrebbe uscire il 10 di novembre, quindi manca ormai poco e ci siete. Okay, ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi lo potete fare iscrivendovi al canale e lasciando un mi piace al video. Gesti gratuiti, ma per me è importante, mi supportate nella crescita del canale. E beh, Modern Warfare è sempre... Dove andiamo? Saltiamo? No, non possiamo saltare. Scendiamo le scale, lato sud. Attenzione, il nemico sta facendo decollare un elicottero. Ricevuto, saremo attenti. Sud e giù. Movimento nel piazzale, possibile trasferimento di detenuti. Non è lui, con me. Vediamo che Charlie dia inizio ai giochi, poi andiamo alla botola del cortile per entrare. Aspettiamo qui. Tutti, alfa in posizione. Ricevuto. Carica in scala, Charlie con bombole polveri, in attesa. 3, 2, 1, via. Oh, e togliti? Se ti metti davanti. Bravo, Alfa è nei tunnel. Situazione.
Fuori dalla sala di controllo, vi aspettiamo. Roger, al condotto dell'aria, attenti. A tutti, facciamoci sentire. Bravo, stacca la corda. Ok, blackout 3. Adesso. A tutti, bravo alle chiavi, ricevuto. Usate solo le guardie. Usate i prigionieri come copertura durante la ripresa. Libero. Altre nelle celle sul lato sinistro. Falle fuori, aspetta. Resta in alto. Colpisci quelle torce. Capito, ragazzi, però io sono scarso, quindi non faccio testo. Ah no, proprio adesso mi devo scaricare. Ma porca miseria. Siamo? Pronti a irrompere. Carica piazzata. Alfa sul bersaglio, in attesa. Avanza verso la luce. È passato così tanto, Ivan. A tutti 627 identificato. Ok, apertura 627. Chi sarà mai? Piano perfetto. I piani dipendono dall'esecuzione. Questo è solo l'inizio. A tutti ce l'abbiamo, 30 secondi. È un vero onore per me. Eh sì. Comandante Makarov. Buongiorno. 6 anni. 22 giorni e 4 ore. Piacere di vedervi entrambi. Ciò che ha fatto dalla sua cella è la punta dell'iceberg. A tutti, qui parla il vostro comandante Vladimir Makarov, designazione capo Zar 90. Sono al comando. Passare alla fase 3, chiudo. Con me.
Ivan, credo che il piano d'estrazione sia valido. Sì, comandante. Saliamo con l'ascensore e usciamo dall'ingresso principale. Bene. I piani semplici funzionano. Contatto! Prendete quello che potete, presto! Противники в раздевалке! Risparmi i proiettili per... Risparmi i proiettili, non mi spara, cosa faccio? Cioè, io risparmierei anche i proiettili, però se mi sparano non è che posso... Alfa 2-1 a Charlie. Capo in sicurezza, procediamo all'estrazione. Attendere. Roger, attendere. Alfa 1 nell'ascensore. Capo al sicuro, siamo pronti per l'estrazione. A tutti, superficie pericolosa. L'area scorta, truppe nemiche. Ricevuto, attendiamo. Le guardie hanno bloccato Bravo lassù. È meglio aspettare. Tra poco arriveranno i prigionieri per distrarre le guardie. Allora agiremo. Aspettare è più rischioso. Andrei. Chi ha il potere nel Gulag? Le guardie? O i prigionieri? Bella domanda. Nessuno. Allora, nessuno. Sì, Andrei, bravo. Il potere è di chi se lo prende. Bravo, soldato. Risponderai con le tue azioni. A tutti, c'è una mitragliatrice attiva sulla torre di guardia. Sarà Raptor, richiedo fuoco immediato sulla torre nel sud. E la... che miseria. Raptor in arrivo. Raptor, bersaglio acquisito. Attenzione là sotto. Ricevuto, attacchiamo! È trammata. Dove dobbiamo andare? Raggiungete il tunnel per l'estrazione. Ho più colpi, ragazzi. Chiamo di mitraglietta, ce l'ho la secondaria, sì. Libero, andiamo. Charlie, stiamo raggiungendo. Le nostre barche vi copriranno!
acqua. Mamma mia, ragazzi. Eh beh, ma le campagne di Modern Warfare sono sempre di Call of Duty più che altro. Vai, Andrea! Ti ho preso, signore! Il parlato è un po' basso, secondo me, come audio. Adesso magari poi vediamo se c'è qualche impostazione. Oh, guarda chi c'è. 30 secondi al lancio! Signor Price. Watcher 1, Bravo 6. Watcher a Bravo, pass. Aswell, qui sei? John, Makarov è fuori. Ripeti, Aswell. Makarov è fuori. Si sta spostando, John. Annullare. Invertire la rotta. Invertire la rotta ora. Shadow 2, capo Kilo. Sono al porto. Confermo quando il carico è nelle mie mani. Attendere. Ricevuto, Kilo. Procediamo? Pare di sì. Questo può cambiare tutto. Speriamo di non doverlo fare. In tempo, how will I come? Stai in ascolto. Ricevuto. Lina. Ora. امك منيحة؟ يا وير مثلك. يلا ho fatto come mi hai chiesto. I container sono al sicuro. Al porto non c'è nessuno a parte noi. E alla baia? La baia è chiusa da ieri. Bene. Farah. So che non mi riguarda, ma... Su, dimmi. Il carico è molto potente, non è vero? Sì, lo è. Dopo molti anni in Uzbekistan c'è di nuovo la pace. Ora siamo liberi. Per favore, fai in modo che le cose restino così. Siamo tutti con te. Sì, te lo prometto. I container si trovano... No! Lina! No! Cazzo! Cazzo! No! E meno male che non c'era nessuno al bordo. Sembra un drone zanzara. È proprio così. Quell'affare si lancia in picchiata con precisione letale. I conni non sanno di te, Kilo. Equipaggiati e sistema quei bastardi.
Allora. Di te. Ma i giri te. Ma è silenziato, non ho capito. Non ho capito se è silenziato o meno. Sono al container. Capito. Quell'equipaggiamento ti servirà, ma hai davanti un esercito di conni. Non gli permetterò di rubare quei missili, costi quel che costi. Avremo bisogno di aiuto. Comandante, ho dei tracciatori GPS sulla mia nave. Se li piazzi sui missili, non li perderemo di vista. Devo ancora trovare i container. Dean avrebbe saputo dove trovarli. I manifesti saranno nella capitaneria di porto. La torre. Affermativo. Ricevuto. Questo secondo me va meglio. E lo so, questo però preferisco questo, ragazzi. Questo anche silenziato. Prendi i tracciatori GPS. No, questo non è silenziato. Ho un drone bomba. C4 volante. Fa attenzione, quella è roba potente. Avanzo verso la torre. Ok. Potremmo puntare direttamente ai missili. Con il GPS non li perderemo. Ricevuto. Nessuna ritirata, nessuna resa. Come dicevo, mi piace il tuo stile. Un container di scorte della Shadow. Sono vicino alla torre, soldati Conni all'interno. Cercano te, Kilo. Quei missili, trova il manifesto e i tracciatori, Farah. Nella torre! Cerca nell'ufficio principale, secondo piano, se non c'è. Risorse nemiche in arrivo!
Cerco il manifesto! Cerca nell'ufficio principale, secondo piano, se non erro. Resta nascosta. Connie va a caccia. Cerco l'ufficio di Dina, secondo piano. Comincerei dalla scrivania. Il manifesto magari è lì. Se dovessi perdere i missili, chi ha la tecnologia per ritrovarli? Conosco gente che può aiutarmi. Gente affidabile, Farah. È un carico illegale. Lo so benissimo. Roger. I direttori portuali sono organizzati, avranno tutto sulla scrivania. Nessun superstite. Che massacro. Erano innocenti. I missili dovevano impedire tutto questo, non causare. Ma io vorrei capire questa dove sono. Beh. Ti hanno beccata! Ho il manifesto! Eccellente. I tracciatori GPS sono sulla nave. Va a prenderli. Aspettavano, ma io non mi è chiaro dove devo andare, tanto per cambiare, ragazzi. Salire sulla nave, chiaramente di qua non posso scendere perché se mi butto di sotto. Connie non ti ha rubato la nave, Graves. Vedi qualcuno dei miei? Negativo. Non è quello che volevo. Non posso salire a bordo da qui. Se i Connie sono saliti, puoi farlo anche tu. Cerca un bloccante in zona. Connie ce l'ha con te, Farah. Metti la testa fuori. Ma dov'è sto bloccante? Ma porca, ma cos'è sto bloccante? È questo, e dimmelo che c'è. Bloccante! Ho raggiunto la nave! I tracciatori saranno nella sala di controllo, in plancia. Non lo vedo, dov'è che spara sto qua?
coi tracciatori nella plancia. Dovrebbero essere in vista, magari su un tavolo. Questo è un po' un tantino eccessivo, secondo me. Connie va a caccia. Occhi aperti. Mitraglione, madonna, no. Preso i tracciatori GPS. Graves, ti trasmetto le informazioni dal manifesto. Ricevute, le incrocio con i numeri dei nostri container. Bene, piazziamo quei tracciatori sui missili. Controlla le gru, staranno caricando un altro di quei container. Ok, guarderò dappertutto e li troverò. Capo Kilo a 3-1, situazione? Li stiamo trattenendo, ma hanno rinforzi diretti verso di te. Ci penso io. Ma mantieni, dove devo la andare? Posizione, Alex. Mi servi vivo. Anche tu, Kilo. Ecco, chiudo. Kilo a Shadow. Connie ha trovato un nostro container. Lo sta prendendo. Merda. Un missile è perso per sempre. Ne restano due. Se i missili andassero nello stesso posto, potrei ancora tracciarli. È un grosso 6, Kilo. Speriamo. Quindi dove devo andare? Vado a un container con i missili. Mi dice di andare qua.
Questo è marcato. Siamo a metà, resta un container. Ce la farai, Kilo. In movimento! Mani mortacci vostra. Me ne devo fregare di questi qua, andare. Dov'è il container? Porca miseria, ragazzi. Vabbè che io sono. Piazza un tracciatore sul container dei missili. In fretta. Al secondo ci sono più guardie. Dammi. È stata una missione un po' travagliata, ragazzi, vabbè. Ultimo tracciatore piazzato. Connie se ne va con i missili. Ricevuto. Hai fatto quello che dovevi fare. Adesso fai anche il resto. Ecco, mi ricevi? Forte e chiaro, Farah. Connie leva le tende. Ha avuto quello che voleva. Possiamo ancora farcela. Non è finita. Ecco Achilo. Ci sei? Affermativo. Vieni. Roger, sto arrivando. Mi dispiace, Dina. Pagheranno per questo. Lo giuro. Comandante? I missili dovevano essere un deterrente. Per imporre la pace. La guerra riesce sempre a tornare qui. Non se ne va mai. La Russia vuole il paese. Non può averlo. E adesso? Ora seguiamo il container. Vengo con te. No. Tu occupati dei caduti e avvisa i nostri. La Russia è di nuovo in Uzbekistan.
Qui la Shadow Company si è impegnata. Vorrà la sua parte. Vero. Ma prima devo contattare qualcun altro. Milena. Bentornato, Vladimir. Ci hai dato un esercito. Soldi ben spesi, per la tua causa. Compagni, siamo ancora insieme! Per i vostri sforzi, in mia assenza e il successo di oggi, io vi ringrazio. E vi punisco. Ivan, so che non ti sei fidato del mio piano. Hai perso tempo, del tempo prezioso. Il tempismo è tutto. Comandante, con tutto il rispetto. Ivan, bisogna sempre ammettere i propri errori. Andrei, hai dimostrato quanto vali. E da ora sei il mio secondo. Grazie, comandante. Fratelli miei, anche se non ero qui, sono sempre stato con voi. Da allora i nostri nemici sono più forti. L'ULF ha ripreso il controllo dell'Urzikstan. Ora è il momento di mostrare loro cos'è il vero potere. Una battaglia di percezione. Le bugie volano, la verità striscia e basta. Controlla il pensiero della gente e controllerà il mondo. Questa è la nostra arma. Sarà il nostro strumento di guerra per ridare gloria alla Russia. La vera Russia! L'Occidente e le sue amate scelte ne avrà solo una. Reagire. Stando ai nostri termini. Ogni secondo conta. Quando è fuggito, Makarov ha attaccato su più fronti. Il gruppo Koni ha colpito il porto dell'Urzikstan prima dell'alba. Farah era lì. È ferita? Negativo. La sua squadra ha subito delle perdite, ma è Koni che ha avuto la peggio. Ben fatto, Farah. Che hanno preso al porto? Un carico di missili americani. Koni ha i suoi missili. Cosa vuole farci Makarov? Dobbiamo scoprirlo. Li sto rintracciando. Quando li troveremo, agiremo. Prima hai parlato di più fronti, Laswell. Dacci un bersaglio. Le forze di Koni stanno convergendo su una centrale nucleare proprio adesso. Una centrale attiva? Abbandonata dopo la sconfitta di Barkov. E cosa cerca? Scopritelo voi, ragazzi. Ok, Ghost e io alla centrale. Sopegas, occhio al perimetro. Se vuole un'arma nucleare, lo fermeremo subito. Ricevuto. Diamoci da fare, bravo. Un minuto. Vabbè, ragazzi, mi fermo qua per questo episodio. Ricordo che se volete supportarmi lo potete fare in maniera gratuita iscrivendovi al canale e lasciando un mi piace al video. Gesti gratuiti appunto da parte vostra, ma per me importanti, mi portate nella crescita del canale. Detto questo, ragazzi, grazie per aver visto questa puntata, ci vediamo prossimamente.